Comando Flores. Autorizziamo discesa in superficie. Ricevuto. Sblocco. Avvio propulsori ausiliari. Comando, 20 secondi all'ingresso in atmosfera. Accensione bruciatori. Inizio rotazione. Accensione effettuata. Bruciatori al 30%. Rotazione. I motori sono a regime. Altitudine 6.000 metri in discesa. Moduno, ci sono delle interferenze. Passiamo all'antenna principale. Comando, conferma potenza segnale. Vai alla grande, Moduno. Atterraggio confermato. Uno atterrato. Sembra quasi di stare a casa. È quello che mi preoccupa. Ehi, capo! Siamo pronti? Il mio blindato? Voglio check-in su 3 e 6, linee di difesa multiple, una base operativa pronta entro un'ora. Muoversi! Gottman, una parola. Lo sai che cosa ci giochiamo? La Flores sta per essere smantellata. Il motore darà corrente a 500.000 di abitanti. Se quei pagliacci degli Outrider trovassero qualcosa, fai subito rapporto a me. Signore, devo garantire l'applicazione della procedura. Non siamo sulla Terra, Shira. Non c'è una procedura da applicare. State a sentire, Outrider. Lo so che cosa pensate. Che non torneremo a casa. E che nessuno abbia idea di che cosa ci aspetti là fuori. Ma l'ECA non potrà autorizzare l'atterraggio fino a quando non avremo trovato le loro sonde. Quindi mettiamoci al lavoro. Base ECA ad Outrider Alpha, mi ricevi? Sono Alpha, mi ricevo. Il meteo sta incatenando il radar. Non riusciamo a localizzare le sonde. Negativo, base. I nostri sistemi sono funzionanti. Raggiungeremo il campo più in alto. Rimanete al campo e attendete istruzioni. Base, potete rimanere. Vado in perlustrazione a piedi. Devo sgranchirmi le gambe. Vado io avanti. Non voglio che crepi il primo giorno. Rilassati, Outrider. Ti devi nulla. Capitano, non sarei qui senza di te. Sarei finita in cenere a casa mia. Va bene. Muoviamoci. Occhio, copritevi a vicenda. Ah, la senti quest'aria? Non riesco nemmeno a concepire dell'ossigeno che non sappia di carburante. Non mi dispiaceva l'aria sulla Terra. Ero abituata. Fidati, ti abituerai anche all'aria fresca. È che nessuno di noi avrebbe dovuto lasciare la Terra. La sindrome dei sopravvissuti. Pensi di averla soltanto tu? Non è solo quello. Se il motore della Caravel non fosse esploso sulla Terra, uccidendo quasi tutti i veri Outrider, non ci troveremo qui con un mucchio di mercenari a loro posto. Ti ho assunto perché non c'è niente che possa fermarti. Camperemo qui. Outrider fa una segnalazione alla base. Informali che la zona è sicura.
stanza è buita. Bene, gente, mettiamoci al lavoro. Cuthbert, Skarsted, impostate un perimetro. Voglio fortificazioni entro un'ora. Jacob, tu prova le munizioni. Gottman, prepara lo scanner, così possiamo trovare quelle dannate sonde. Outrider, vieni qui. Ehi, voglio la mia bocca da fuoco migliore pronta all'azione, in caso le cose si mettano male. Posso contare su di te? Devi solo dirmi cosa fare. Le nostre armi non sparano da un secolo. Vai da Jacob a farti revisionare l'equipaggiamento. Dovrai muoverti non appena localizziamo le sonde. Ci sono domande? Nessuna notizia dalla Terra. Quindi è andata? Abbiamo perso i contatti dopo 15 anni di viaggio. Più o meno come previsto. Da allora non ci sono più state comunicazioni. Ah, merda. Sai una cosa? Eravamo poveri in canna. Facevamo la fame. Avevo già perso tutti, e ben prima della fine. A me l'apocalisse non preoccupava per niente. In fondo non avrei superato i 20 anni. E invece... il caso ha voluto che mi salvassi. Non so nemmeno che faccio qui esattamente. Se andrà tutto bene, ti potrai lasciare il passato alle spalle. Questo sarà un nuovo inizio. Potresti farti una famiglia, costruire una casa, invecchiare e ingrassare. Sì, beh, ma non fa per me. Io ci capisco di piombo, non di bambini. Persone come me non servono a nulla qui. La persona che eri, magari. Ma tu fai parte dei pochi eletti. Potrai costruire il futuro. Approfittane. Troverò il poligono di Jacob. Bene. Aspettiamo novità dalle sonde, ok? Resta allerta. Che ti frulla in mente, capo? Io conosco quello sguardo. È il momento di provare i ferri? Facciamo un po' di tiro al bersaglio. Iniziamo. Carino. Già, nuovo giocattolino. Sei la prima persona a testarlo. Ce la fai?
mai contro un carro armato? Cavolo, in 80 anni la tua linea è migliorata. Proviamo quell'arma complementare. Grande, non hai perso l'abitudine. Ti ho mai detto che sono felice di stare dalla tua parte? Bene, basta mettersi in mostra. Grandioso, non è vero? Me la cavo ancora. Outrider, controlla nel rapporto delle sciate. Shira ha già trovato delle sonde. Oh, santo cielo, è impressionante. Avrei voluto che lo vedessi. Ehi, sei Shira, giusto? Oh, scusami. Che panorama incredibile, vero? È splendido. Sì, se ci fosse internet sarebbe da postare. Ah, è per l'archivio scientifico. Ah. Ad ogni modo, riavremo internet a disposizione entro i primi 6 mesi. Ne abbiamo fatto un backup completo. Ti sto solo prendendo in giro, Shira. Hai novità sulle sonde? Lo scanner è ancora al lavoro. Non so che cos'altro posso fare, solo che... Possibile che i segnali delle sonde siano spariti così? Già, hanno detto che era una specie di interferenza, corretto? Beh, forse dallo spazio, ma di certo non da qui. Comunque, le letture iniziali erano giuste. Si respira. Sì, ma prima che l'ECA autorizzi 500.000 di persone a trasferirsi, dobbiamo avere i dati delle sonde per capire se è sostenibile. E se non lo fosse? Qual è il piano B dell'ECA? Hai anche domande a cui possa rispondere? Ehi, è normale che lampeggi così? Oh, 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 è una sonda! Tanner, abbiamo un segnale, siamo vicini. Ottimo lavoro, Outrider. Localizza quell'affare e facciamo atterrare questa bellezza. Ricevuto. Ehi, questo è un momento storico. Dovremmo documentarlo. È sempre per l'archivio scientifico. Qualcosa di grosso. Tutte le unità in allerta. Occhio al perimetro. Non sparate finché non sappiamo di che si tratta. Wow. Vedo una specie di mucca aliena, tipo. Già, le vedo anch'io. Un intero branco. Siamo sicuri che tutta la fauna qui sia vegetariana? Erbivora. Si dice erbivora. Chi se ne frega? Sono orribili in ogni caso. No, sono stupefacenti. Scommetto che si possono addomesticare per l'allevamento. Ne uscirebbero delle bistecche. Credo che una di loro si stia sdraiando lungo la strada. Forse puoi avvicinarti abbastanza da prendere del DNA. Non è proprio una priorità, ma se posso avvicinarmi senza... Niente, spaventata. Però ho raggiunto l'obiettivo. Fantastico. Si sta preparando una specie di tempesta. Capitano, ho trovato la sonda. Un brutto atterraggio, ma i dati sembrano intatti. Ricevuto. Segnalo alla base. Bel lavoro, Outrider. Aspetta, Tanner. Sto ricevendo un altro segnale,
ma c'è qualcosa di strano. Strano? E il volume sale e scende. Dovrebbe essere un tono stabile. Outrider Alpha a base. Aspettate a dare il via libera. Abbiamo un'altra sonda da analizzare. Negativo, Alpha. Il tuo lavoro è concluso. Dannazione. Maxwell, ascoltami. Non possiamo permetterci di sbagliare. Dacci il tempo di... Altro tempo, e perderemo l'intervallo dell'orbita. Abbiamo i dati, do l'ordine. Se vuoi cercare ancora, non lamentarti se finisci nei casini. Passo e chiudo. Bene, Outrider. Tutti al convoglio. Andiamo a trovare quel randaggio. Ehi, Cuthbert, novità? Il segnale della sonda è disturbato, ma ho trovato la sorgente. Là. Spero per voi che abbiate l'ombrello. Jacob, altro pianeta, stessa merda. Hai ragione. Guai all'elettronica. Andate fuori uso, continuiamo a piedi. Ricorda, il tuo obiettivo principale è Shira. Intesi? Proseguiamo, occhi aperti. Che fai? Ti strozzi da solo? No, tutto bene. Oh, Cristo. Riportatelo sulla nave! Allertate i medici! Cosa succede? Ehi, no, indietro! Ah, fanculo! Ehi, Tanner, vedo la sonda da qui. Rilevo movimento. Io vado. Base C.A. Abbiamo riscontrato un potenziale rischio biologico. Chiediamo di avviare la procedura di quarantena. Merda, Fan! Vi avevo detto di non fare casino! C'è il mio nome su questo atterraggio e voi non avete il diritto di scavalcarmi! Maxwell! Merda! Unità 2, mantenete la posizione, stiamo andando e preparate la tenda medica, potrebbe servire. Ehi, capo, non ti troviamo. Sto recuperando la sonda. Come sta, Skarsgård?
Decisamente di merda. Cosa credi che sia la roba scura? Una specie di saprofita o micelio? Mi serviranno dei campioni. Ok, vuoi giocare? Allora giochiamo. Capitano, sono stata attaccata da una di quelle pseudomucche. Qualcosa l'ha fatta impazzire, ho dovuto abbatterla. Ricevuto, Outrider. Ora muovi il culo e trova la sonda. Tanner, l'ho trovata. Ottimo lavoro. Prendi i dischi e leviamoci dalle palle. Aspetta un attimo. Quest'affare è in modalità remota. Tanner, il segnale non proviene da questa sonda. È fuori dalla zona di ricerca, da un'altra parte del pianeta. Non è possibile. Non c'è nessun altro qui. Metti al sicuro gli hard disk. Analizzeremo il segnale quando torneremo alla base. Ricevuto. Qualcosa lo manda in corto, Tanner. Dettaci la frequenza. Cosa? La frequenza portante è 97. Tanner, mi ricevi? Oh, merda. Tanner. Tanner. Sta succedendo qualcosa di davvero strano qua giù. Cazzo! Sì!
Salta su! Ci sono molte vittime! È una possibile contaminazione! Serve una quarantena immediata alla base, mi sentite? Merda! Maxwell, che cazzo vuol dire? Tu che cosa pensi? Sergente Maggiore, dobbiamo seguire la procedura di quarantena e sospendere l'atterraggio. Qualunque cosa dicessero i rapporti di questo pianeta, si sbagliavano. C'è qualche anomalia. Se atterriamo ora, moriranno non tutti. Non possiamo rimandare l'atterraggio, è troppo tardi. Non c'è altro posto dove andare. Tanner, qui! Serve aiuto! Abbiamo bisogno di medici. Va a chiamarli, in fretta! No, fermi! Sono contaminati. Dobbiamo isolarli. È un ordine. Sei sempre stato uno stronzo. Guardatevi intorno. Ci sono uomini e donne che hanno bisogno di cure immediate. Quindi prendete la vostra roba e fate ciò che dovete fare. Oppure mi fregiate! No! Isolamento. Ora! Abbruciate quei cazzo di corpi! Maxwell è uscito del tutto di testa! Io mi occupo dei feriti. Tu trattieni! Gli altri scoprimi! Vado da Maxwell! Ti copro! Cazzo! Avrei ritirato quei bastardi dei tuoi. Sergente Maggiore, l'intera colonizzazione è a rischio. Dobbiamo avvertire la Flores. Siete voi Outrider ad aver risvegliato questa minaccia e ostacolato la missione. Stronzate. Maxwell ha alzato una barricata. Vuole bruciare tutto. Perché? Per raccontare ciò che vuole. Per dire che gli Outrider hanno rovinato tutto. Deve morire. Outrider, aspetta! Maxwell è l'unico che può annullare l'atterraggio. Devi riuscire a farlo ragionare.
traditori! Non fateli avvicinare! Senso! Chiamali! Ferma subito quel cazzo di atterraggio! Troppo tardi! E tu! Aiutatemi coi feriti! Dobbiamo portarli al laboratorio! Con questa porta! Su, coraggio! Datevi una mossa! Cosa stai facendo? Ti rimetto in criosonno, così in laboratorio ti potranno salvare. Adesso piantala, lo so che per me è finita. Sono una pessima motivatrice. Quando arriva esattamente il momento di arrendersi? È stato forse quando avete abbandonato la Terra? Oppure è successo quando hai visto la tua nave saltare in aria? È stato quando hai visto i tuoi compagni Outrider morire ai tuoi piedi? O quando hai pensato di morire tu? Ma Enoch, hai in serbo ancora molto per te. Come dico sempre, mai arrendersi fino alla fine. Tu, da che anno vieni? Anno, che anno? Cosa? Questo è il tuo pod? E i moduli di collegamento? Forza, Doc. Dobbiamo andare. Arrivano. Aspetta, non possiamo. È uno degli Outrider. Non siamo qui per questo. Ma... mi dispiace. Passo. Capitano, abbiamo trovato qualcuno. Outrider. Pensavo che voi foste estinti. Estinti, liberami e ti farò vedere. Arriva l'anomalia. Vediamo quanto sai correre veloce. Terra di nessuno, come gli altri. Attenzione, attenzione! Forza, muoverci! Arriva la tempesta, via! Ma dove cazzo sono finito? Tieni chiusa quella fottuta bocca! Ehi, tu! Sei delle CIA, giusto? Nella terra di nessuno, meglio stare insieme se vogliamo sopravvivere. Sopravvivere a cosa? Alla tempesta che ci frigge le chiappe. Ehi, voi due, fate silenzio, cazzo! Siamo qui, avanti! Indietro, indietro! Che cazzo succede? C'è una mutazione, sta facendo i nostri a brandelli, andatevene! In arrivo la tempesta! Pensi che la mutazione freghi qualcosa? Merda, merda, merda! Indietro, passa dalla prigione! Non ce la faremo mai! Io dico di mollarli qui e metterci in salvo!
Vuoi rovinare lo show al capitano? Sei completamente fuori di... Non ci vedo! Aiutatemi! Ma che cazzo! Lasciatemi in pace! Ma che cazzo! Il tuo uomo era ferito! Meglio così, fidati! Non farà resistenza! Via, via, via! Da quanto? Da quanto tempo va avanti? Cosa? Questa guerra, da quanto? Non ne ho idea! Da molto prima che nascessi! Non è possibile, cazzo! Forza! Aprite questo cancello! Muovetevi! Resisti, ci siamo quasi! Quasi dove? Dove ci state portando? Io non dovrei... Che cazzo di problema hai? Hai dormito tutto questo tempo? Crio sonno, io non... Hai presente il paradiso che ci avete promesso voi, Outrider? Indovina? È pieno di tempeste aliene! Niente cibo, niente riparo! Siamo allo sbando come fossimo esuli, mentre i tuoi amici dell'ECA stanno al caldo nei bunker! Palle! Non è così! È stato un problema di elettronica! Potevamo lasciarvi morire tutti nei pod, ma non l'abbiamo fatto! Vi abbiamo salvato, fottuti in crea! Quante volte ho ripetuto di fare silenzio? Aperto! Bel respiro! Eccoci arrivati nella Valle della Morte, merda! Arriva l'anomalia! Non potete lasciarci qui! Non può essere vero! Siete totalmente fuori di testa! Tutto questo è fuori di testa! Oh, sì che lo è! È ora di scoprire la terra di nessuno! Devo andarmene da qui.
Devo solo superare questo inferno. Qualunque cosa accada, non starò da questa parte del conflitto. Ma che... Oh, merda. Avanti così! Mi sta Stanno scappando da me. Va bene, potrei abituarmici. Thank you.
Queste luci, questa tempesta, l'ho già vista, nella foresta, durante l'atterraggio. Può essere vero. Mutazione. Ho sentito la tempesta nelle tue vene. Ho sentito l'odore di Minok. Voi siete una genia di abomini, gli esiliati. Tu chi cazzo saresti? Outrider. È impossibile. Così tanto potere sprecato, così tanta confusione. Tu vuoi delle risposte. Qualunque cosa fossi prima, adesso sei altro. È una nuova vita. Non sprecarla. Chi era quello? Lord Seth?
Una mutazione? Io sono solo un misero uomo. Mutazione? Ma che cazzo significa? Tu non sai cosa sei. Dove hai rubato quell'uniforme? Non l'ho rubata, è mia. Ah, sì? Beh, se sei un Outrider, combatti dalla parte sbagliata. Mutazione. Ma di che cosa stai parlando? Sì, sì, il Gran Maresciallo ti spiegherà. Vieni. Allora, dov'è? È là, è là. Che cos'è? Vai, vai, vai. Fai tutto quello che è necessario, tenente. Shira. Ce l'hai fatta? Forse preferivi il contrario? Vieni dalla loro zona, hai informazioni per noi? Ehi, mi stai forse prendendo per il culo? Senti, ho una guerra da vincere. Aiutami o ritorna nel criosonno. Ehi, aspetta. Mi sono appena svegliata e trovo questa merda. Ho dormito per chissà quanti anni. Per 31 anni. E io per 31 anni ho visto gente combattere e morire mentre tu ti rilassavi nel criosonno. Scusa tanto se non ti ho organizzato una festa di benvenuto. Che cosa ti è successo? È stata l'anomalia. Ecco cosa mi è successo. Cioè quella tempesta. Gli dicemmo che non dovevano atterrare. Ha fritto ogni tecnologia più avanzata di una carrucola. Tutti i dati spazzati via. Niente coltivazioni o farmaci. Ci siamo ritrovati al punto in cui eravamo sulla Terra. Ad ammazzarci tra di noi per rubarci quel poco che c'era. Potevate semplicemente spostarvi. Gli Outrider avrebbero... Gli Outrider sono morti. Cosa? L'anomalia ci tiene bloccati in questa valle. Non possiamo muoverci da qui. Lo vuoi capire o no? Credi che sia un sogno? È tutto reale, credimi, è fottutamente reale. Che la cosa ti piaccia o meno, ti toccherà restare qui nel fango, come tutti noi. Non dovevi svegliarti. Però... mi sarei persa tutto questo. Gran Maresciallo, è troppo tardi. L'hanno preso i seguti, l'hanno portato sottoterra. Beh, va a riprenderlo. Ah, mi dispiace, ma non è un problema nostro, signora. Non perdo uomini per Jakub. Jakub? È ancora vivo? Non per molto, a quanto pare. Allora vado a cercarlo. Signora? Signora? Non importa, ho risolto. Ehi, Shira, sono pronta a rintracciare Jakub. Che diavolo sono gli stronzi? Farabutti, spacciatori e trafficanti di bambini. Si fanno chiamare i Seguci. Credimi, non mancheranno a nessuno se finiranno in una sacca da morto. Perché diamine non avete mai fatto niente a riguardo? Onestamente, perché il loro mercato nero tiene alto l'umore dei soldati. Almeno non si mangiano i loro stessi figli come fanno i ribelli che combattiamo. Che mi dici di tua figlia? Già, i mercanti lavorino senza sussidi. Poco simpatici. Come on!
Se vedi Gutman, dille che non pagherò nessuna dannata tariffa. Non c'è nulla da vedere. Sei nel posto sbagliato. Posso lasciarti passare? Questo il capo ci ha promesso il doppio. Sto cercando Jakub Dabrowski. Vattene. Senti, Merdina. Proprio qui c'è un fucile puntato sul tuo... Che diavolo sta succedendo là fuori? Thank you.
non hai scampo! Dov'è Yaku? Che bello sguardo. Ehi! Wow! Oh, scusate, gente, ma pensavo che questo fosse il bagno.
Stai bene? Avevo tutto sotto controllo. Quanto tempo? Ci conosciamo? Cazzo! Pensavo ci avessi lasciati. Presto tu ci lascerai se non porti subito le chiappe da Shira. Shira. D'accordo. Quando ci sei, raggiungimi lì. Shira, ho recuperato Jakub tutto intero. Sta tornando da te. Quel vecchio ubriacone non vuole proprio morire. Beh, dovresti unirti a noi. Avremo di che parlare. Qualcosa da darmi? Una scatola? Nulla di gratuito. Mutazione 1. Quello che vedi è quello che ricevi. I mercanti si lamentano che gioco a ribasso. Sfigati. No, perché non vuole. Perché può fare quel cazzo che gli pare. Ehi, hey, mai stato così felice di vedere un volto familiare. Non hai nemmeno una ruga in faccia. Tu invece sì, amico mio. Quello nel corridoio era Seth. Che cosa ci fa qui? Ignora le nostre richieste d'aiuto. Pensavo fosse con voi. Ah, Seth, lui non sta con nessuno. I ribelli hanno delle mutazioni, sono un vero incubo.
Siamo fortunati se Seth ogni tanto viene a combatterli, ma solo quando fa comodo al suo piano, qualunque esso sia. Ehi, accidenti, ma che... Tu non hai la minima idea di che inferno sia, Outrider. Pensavamo di essere sfuggiti all'Apocalisse. Pensavamo di poter iniziare da capo. Ma ci stavamo sbagliando. Io mi sbagliavo. Shira... Sai perché sono al comando? Perché io sono l'unico ufficiale rimasto in vita. I ribelli che sono alle nostre porte sono feroci, sadici e ci hanno circondati. Qui scarseggiano cibo, munizioni. E se non ci uccideranno quei pazzi, allora lo farà questo pianeta. Bel risveglio, vero? Quel fungo nero nella foresta. Non abbiamo mai trovato una cura. Mentre le montagne sono piene di abomini. E le tempeste dell'anomalia sono ogni anno più intense. Purtroppo non ci resta molto tempo. Se non troviamo il modo di lasciare questa valle, se non succede un miracolo, quest'ultimo brandello di umanità sarà finito. Shira! Ah, però, questa sì che è una sorpresa. Posso fare delle cose ora. Io non riesco a spiegarmelo, ma potrebbe esserci un motivo. Certo, tu sei... Beh, adesso capisco la ragione per cui ti ho salvato la vita tanti anni fa. Immagino non fosse esattamente quello che ti aspettavi. Non credo di potermi lamentare. Ma continuo a non capire. Quando siamo atterrati, la tempesta ha fatto a pezzi Cuthbert, ma non me. Perché? Perché ho questa... Mutazione, e chi può dirlo? Quando arrivano le tempeste c'è qualcuno che viene fatto a pezzi, qualcuno diventa apuae e pochi fanno ritorno... fottutamente immortali. L'anomalia non ha assolutamente senso. È in grado di sconvolgere le leggi della natura e muta tutto quello che tocca. All'inizio i migliori scienziati dell'ECA hanno cercato di capire le tempeste, di domarle. Nessuno è sopravvissuto. Ti è andata davvero bene, capo. O forse non proprio. Adesso l'importante è che tu sia dalla nostra parte. La nostra unica linea di rifornimento è bloccata da una mutazione immune alle armi, vicino al vecchio impianto solare. Seth non ha manifestato interesse ad aiutarci, ma ora ci sei tu. Giusto. È vero, perché no? Forse riesco a dare all'umanità un altro giorno. Tenente, che cosa è successo? L'intero fronte è crollato! Sembrava un terremoto! Temo che abbiamo perso la nostra prima linea difensiva! Sto arrivando. Forza, forza, forza! Ehi, nel caso sia l'ultima occasione, ho provato a cercarti. Ma è finita male, siamo dovuti scappare, però io volevo... Non importa, io sono viva. Ho rischiato di morire altre volte se non fosse stato per Tanner e Shira. Adesso devo sdebitarmi, Jacob. Capo, mi mancavi. È bello riaverti tra noi. Adesso va a fare il culo a quella mutazione. Così potremo tornare a occuparci di questa dannata guerra. Outrider, fa attenzione là fuori. È orribile. Vedrò che posso fare. Però, Shira, ho ancora 30 anni di domande da farti. Allora dopo, se respiri ancora, torna da me e fammele. Non ti prometto di avere tutte le risposte. Se non fosse per la guerra, tu pensi che vivremmo? 40, forse 50 anni. Guarda, non saprei che farci con tutto quel tempo. Gli altri mercanti si lamentano che gioco a ribasso. Che diavolo è successo?
I ribelli hanno scavato sotto le mie truppe e hanno fatto saltare tutto il fronte. Se non sblocchiamo una linea di rifornimento, siamo fregati. Ok, capo. Dovresti vedere una grossa torre. È lì che devi andare. Al vecchio impianto solare. È un casino là fuori. È tutto sotto sopra. Già, ho notato. Non preoccuparti, mi sto aprendo la strada.